gli automobilisti avranno disagi, che cosa prevedete? Beh, in realtà i lavori sono importantissimi, i disagi forse li hanno adesso per volumi di traffico, perché i volumi di traffico continuano ad aumentare. Il nodo fiorentino è fondamentale su tutte le direttrici. Qui abbiamo visto il potenziamento dell'asse a sud che si chiude all'incisa per poi aprire l'incisa Valdarno, abbiamo l'asse a ovest, tutta la parte da Peretola fino a Pistoia, siamo pronti a partire e abbiamo il completamento della riqualifica della 1 Barberino Firenze Nord, fondamentale. Come ricordavo prima, noi abbiamo inaugurato l'apertura del primo lotto del 2021, abbiamo inaugurato della Firenze sull'incisa, abbiamo inaugurato nel 2022 la Barberino Firenze Nord con la più grande galleria della Santa Lucia, e oggi per noi è una data altrettanto importante perché avete visto un cantiere pienamente attivo per poter consegnare tra 3 anni questa. Ecco, quindi i tempi, la mia domanda era sui tempi. Grazie. Per la realizzazione di tutta la terza corsia, parlo anche dell'8-1 bis, insomma, come si chiama, quello proprio fino a incisa, che tempi ci sono e quando partirà poi il resto fino a San Giovanni? Allora, sono 3 anni da oggi, noi già quest'anno pensiamo di avere una produzione di circa 70 milioni, quindi vuol dire circa 7 milioni di euro, 6-7 milioni di euro al mese, quindi una produzione importante, arriveremo a un picco di 250 risorse per poi il prossimo anno avere tutti i fronti aperti, quindi avere circa 350 risorse. Stiamo addirittura d'arrivo per le autorizzazioni degli assi, 3 altri assi importantissimi, ovvero la Barberino Firenze Nord, la riqualifica Firenze Pistoia, e poi per poter, una volta completato questo asso in parallelo, per partire a fare l'incisa Valdarno. Ricordo che noi abbiamo tutti i progetti esecutivi, quindi siamo pronti a cantierizzare col nostro appaltatore Ampia, perché il codice degli appalti ci consente di affidare in house questa parte del mondo. 2026 posso dire 2026.